È sempre un'emozione ritornare a Rocigno Vecchia perché questo borgo è davvero suggestivo. Ne parliamo con il sindaco Pino Palmieri. Sindaco, tra l'altro ci sono dei lavori in corso per il rilancio di quest'area. In questi mesi abbiamo lavorato su come poter installare i servizi primari per chi arriva sul territorio, soprattutto a Rocigno Vecchia. Stiamo effettuando i lavori, stanno quasi per essere ultimati, l'installazione di un bagno automatico. Stiamo per partire con i lavori per creare un sentiero pedonale illuminato per l'ingresso al centro del borgo. Stiamo partendo con la progettazione per installare un chiosco qui nella piazza principale al fine di poter dare dei servizi ai turisti che arrivano. Quelle piccole cose che messe assieme possono diventare una buona offerta turistica. Ci stiamo lavorando e spero che per quest'estate, siano pronti per poter intraprendere, il percorso che noi crediamo che sia utile per dare assistenza ai turisti che arrivano sul nostro territorio. Oltre a questo, in questi giorni stiamo effettuando degli studi geognostici e geologici perché la sicurezza parte prima dalla conoscenza del territorio. Stiamo verificando, la nostra conformazione del terreno per poter poi intraprendere le iniziative da poter mettere in sicurezza il territorio stesso. Lo abbiamo fatto a Rocigno Nuovo e in questi giorni lo stiamo facendo a Rocigno Vecchio. Questo ci permetterà di poter avere un progetto esecutivo ben preciso e che cosa fare per la messa in sicurezza e fermare il dissesto idrogeologico e le frane che ormai sono da anni che colpiscono il nostro territorio in modo negativo. Prima di parlare di turismo, io penso che bisogna intraprendere un'azione per mettere in sicurezza il territorio e renderlo fruibile al 100%. Tra l'altro, sindaco, si tratta di un borgo che, messo in sicurezza, viene anche tutelato per la sua conservazione futura. Lì devo dire la verità, siamo un po' carenti. Negli anni passati sono stati spesi fior fior di soldi per intervenire e mettere in sicurezza degli immobili qui a Rocigno Vecchio. Purtroppo già si vedono dei segnali sulle strutture recuperate che ci fanno preoccupare. Ma oltre a quelle che sono state, diciamo, recuperate e che oggi già danno dei segnali di cedimento, ci sono quelle che non sono state recuperate, che è ancora peggio. Noi abbiamo più volte, esposto la situazione dello Rocigno Vecchio al Presidente del Parco Nazionale Cilento, Tommaso Pellegrino, dove ho detto che, il borgo di Rocigno Vecchio non è un patrimonio del Comune di Rocigno. Il borgo di Rocigno Vecchio ormai, non lo dico io, ma lo dice la stampa, lo dicono i giornali, lo dicono le televisioni, il borgo di Rocigno Vecchio è un patrimonio del Parco Nazionale Cilento, quindi ho chiesto a loro di poter intraprendere un'azione seria e forte per poter presentare un progetto che vada a recuperare tutto il borgo di Rocigno Vecchio, non fatto a spot, ma tutto il borgo di Rocigno Vecchio e creare soprattutto una proposta turistica di eccellenza. Noi abbiamo la possibilità di ospitare sul nostro territorio iniziative di qualità, ma se poi mettiamo a sistema il borgo di Rocigno Vecchio alle varie iniziative che organizziamo, con la festa dell'asparago, adesso abbiamo un'associazione cinofila, il Team Montepruno, che è molto attiva sul nostro territorio per il turismo cinofilo. E abbiamo avuto già la possibilità di fare una manifestazione qui, avendo presenze dalla Toscana, dal nord, quindi noi ce la mettiamo tutte, però purtroppo determinati recuperi, determinati interventi sulle infrastrutture non possono passare per il comune, devono essere l'obiettivo di enti come il Parco Nazionale del Cilento, come la Regione e come altri enti come il Ministero del Turismo.